Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi piacerebbe giocare i vostri giochi arcade preferiti in maniera semplice e pratica utilizzando lei, la Fire Stick di Amazon? Sì ragazzi, questo è il video giusto, questo è il video che vi spiega come poter utilizzare lei andando ad ampliare la sua memoria per poter installare i giochi fino a quelli della PlayStation 1. Quindi faremo tutti i vari passaggi per utilizzare lei, la Fire Stick di Amazon. Per chi non lo sapesse, la Fire Stick di Amazon serve per rendere smart qualsiasi televisore, qualsiasi monitor, perché basta collegarla alla presa HDMI del vostro appunto monitor televisore e avremo tutte le applicazioni multimediali, soprattutto per lo streaming TV, in qualsiasi monitor o televisore, ma lei è in grado anche di farci giocare ai nostri giochi arcade. Sì, perché ci dà la possibilità di installare in maniera super semplice RetroArch, questa applicazione super conosciuta che è disponibile per un sacco di dispositivi, soprattutto Android, che ci dà la possibilità di installare all'interno appunto di questa applicazione una serie di emulatori infiniti, quindi potremo emulare qualsiasi tipo di console retro gaming. E questo ragazzi è fantastico, perché dal nostro televisore, senza aggiungere nessun altro dispositivo, ma utilizzando lei che probabilmente abbiamo già collegata al nostro televisore, o potremo comunque acquistarla per fare questa cosa, perché comunque lei non ha un costo eccessivo. Questa è la versione non 4K e costa, mi sembra, intorno ai 35 euro, quando è il suo prezzo pieno, ma scende anche intorno ai 20 euro quando Amazon fa le sue offerte sui suoi dispositivi. E ragazzi è fantastico, perché poi potremo giocare a questi giochi arcade utilizzando il controller della Xbox, come sto facendo io, o un controller qualsiasi Bluetooth, quelli economici da 15 euro, o il controller della vostra PlayStation, perché comunque lei ha una connessione Bluetooth e ci permette di associare qualsiasi controller di default, quindi ha proprio le impostazioni, aggiungi un controller e ci dà la possibilità di associare qualsiasi dispositivo di gioco Bluetooth. Quindi detto questo, iniziamo a vedere come fare l'installazione e cosa dobbiamo avere per fare l'installazione. Allora, lei ovviamente va collegata al televisore o monitor, come siete già abituati a fare normalmente. L'unica differenza che io vi consiglio è acquistare questo cavetto, un cavetto che costa circa 8 euro, vi lascio qua sotto il link in descrizione, che ci permetterà di aggiungere memoria alla Fire Stick, perché comunque lei ha una memoria di 8 giga. Però per aggiungere dati alla Fire Stick dovremo farlo online, mentre se utilizziamo questo cavetto potremmo inserire una pen drive nel nostro PC, che poi andremo a inserire in questo cavetto, in questa presa femmina USB che si collegherà alla Fire Stick, e la memoria utilizzata non sarà più la sua, dove andremo a inserire le ROM di gioco, ma sarà presa direttamente dalla pendrive. Quindi un sistema molto più pratico, sia per inserire giochi che soprattutto per aumentare la memoria, perché questo cavetto ha una presa micro USB maschio, una presa micro USB femmina e ovviamente una femmina USB per la pendrive. Quindi noi non dovremo fare altro che andare a collegare la micro USB alla nostra Fire Stick, e poi l'alimentazione, che normalmente attacchiamo qua, l'attaccheremo nella femmina micro USB, mentre qua andremo ad inserire la nostra pen drive. Il collegamento sarà questo, vedete, molto semplice, praticamente non cambia niente, a parte che abbiamo qua una protuberanza in più dove collegare la nostra pen drive. Quindi adesso vado a collegare tutto al monitor e iniziamo l'installazione. Ok, ci siamo. Allora, una volta che siamo all'interno del home della Fire Stick, andiamo a cliccare il tastino azzurro, quello classico per comunicare con Alexa, e gli diremo RetroArch. Perfetto, vedete che adesso Alexa ha già trovato l'applicazione, vedete che la vediamo qua con il classico simbolo di RetroArch, quindi a questo punto possiamo andare a scaricare ed installare questa applicazione. Quindi gli clicchiamo sopra con il tasto del suo telecomando, a questo punto facciamo scarica e inizia il download. Aspettiamo che si installi il tutto. Perfetto, una volta effettuata l'installazione potremo fare apri, però una cosa che vi consiglio prima di fare apri è andare ancora nella home di Alexa, entrare nelle impostazioni dove abbiamo l'ingranaggio, ok, e andare in controller e dispositivi Bluetooth, questo per andare ad associare un qualsiasi controller di gioco. Quindi andiamo a mettere il nostro codice di accesso. Una volta aperta la schermata, vedete che abbiamo telecomandi Amazon Fire Stick, cioè questi, e poi abbiamo controller di gioco. Quindi scendiamo su controller di gioco, andiamo a cliccarci sopra e dovremo fare aggiungi nuovo controller. Quindi facciamo aggiungi nuovo controller, lui fa la ricerca. Vado ad accendere il controller, in questo caso della mia Xbox.
Una volta acceso vado a cliccare il tasto di abbinamento del Bluetooth, quello che normalmente facciamo anche con l'Xbox, ma questo vale con qualsiasi dispositivo, in questo caso sarebbe stato questo tasto. Ogni dispositivo ha un tasto di abbinamento Bluetooth, quindi vado a cliccarlo, vedete che lampeggia, quindi sta cercando ed ecco qua che ha già trovato il controller, vedete Xbox Wireless Controller l'ha già rilevato. Vado a fare sempre ok con il telecomando di Alexa e a questo punto il controller è abbinato, vedete dispositivo connesso, Xbox controller è ora connesso, quindi questo dispositivo d'ora in poi sarà sempre associato alla mia Fire Stick, quindi sarà molto semplice ogni volta giocare, non dovremo più ovviamente fare questo passaggio che si fa la prima volta per fare l'abbinamento. A questo punto torniamo fuori, ritorniamo nella schermata principale, vado nelle mie applicazioni e vedete che abbiamo RetroArch qua in basso, vado ad aprirlo, al primo avvio ci chiederà dei vari accessi, facciamo ok, qua facciamo ancora consenti, queste ovviamente queste cose ce le chiede solo la prima volta e vedete che adesso abbiamo RetroArch. RetroArch è un'applicazione che ci permette di giocare praticamente a tutto, fino ai giochi della PlayStation 1 senza nessun problema sulla Fire Stick, perché ha all'interno di sé una miriade di emulatori, perché come sapete ogni console ha il suo emulatore, ma poi ci sono più emulatori della stessa console in base alle ROM che andremo ad installare. Le ROM sono i giochi, per chi non lo sapesse. Ovviamente le ROM sono illegali perché sono protette da copyright, quindi all'interno di RetroArch avremo l'applicazione, avremo gli emulatori, ma non avremo le ROM, perché appunto essendo illegali dovremo andare a scaricarcele noi, perché per poterle utilizzare dovremo avere la copia originale, come succede per tutte le cose coperte da copyright. Ovviamente cercare le ROM è semplicissimo, con Google è molto molto semplice, potremmo cercare le ROM per PlayStation, potremmo cercare le ROM per Mac, cioè veramente è davvero facile cercare una ROM al giorno d'oggi, basta scrivere ROM MAME e vengono fuori praticamente tutte e le possiamo scaricare tranquillamente. E a questo punto le prime cose che dobbiamo fare al primo avvio, al primo utilizzo, sono due praticamente. Allora andiamo in aggiornamenti online, una volta fatto questo andiamo in aggiorna risorse, eccolo qua, facciamo ok e inizia a scaricare l'asset zip, quindi aspettiamo che finisca il suo download e installazione di questo piccolo file. Dopodiché, una volta fatto questo, abbiamo solo un altro file da scaricare, andiamo su aggiorna database, facciamo ok, inizia lo scaricamento anche di questo file, avete visto che è molto veloce, anche questo file sono molto piccoli. A questo punto andiamo ad installare quello che sono gli emulatori che vogliamo utilizzare, quindi andiamo su scarica core, che sono gli emulatori, ed ecco qua la lista infinita di emulatori, vedete quanti ce n'è, veramente di ogni tipo, vedete Atari, MAME, che sono poi tutti i giochi arcade che normalmente utilizziamo, quindi ce n'è una lista veramente infinita, ma anche di MAME, vedete arcade MAME, ce n'è più di un tipo. Dopo vi faccio vedere quello che uso io principalmente o quelli che uso io principalmente, comunque vedete ce n'è tantissimi in base alle ROM che andate a scaricare e quindi c'è bisogno del suo emulatore. Stessa cosa vedete anche per il Commodore, guardate quanti emulatori per il Commodore, perché appunto questa applicazione racchiude una miriade di emulatori. Abbiamo, come vi ho detto, anche quelli della PlayStation, infatti adesso andiamo su Sony, vedete anche Nintendo, quanti emulatori Nintendo possiamo installare andandogli poi a abbinare le sue ROM, quindi veramente RetroArch è un'applicazione incredibile. Per chi magari già non la conosceva, ragazzi, è davvero tanta tanta roba. Volevo farvi vedere ovviamente che c'erano anche quelle Sony, abbiamo ovviamente anche tutti gli emulatori Sega, cioè veramente pazzesco quanti ne abbiamo, e vedete qua che abbiamo anche PlayStation. Allora vado a installare quello PlayStation, vedete ce n'è più di uno, io vi consiglio PCSX Rearmed, che con la Fire Stick, che comunque ha un software Android, va benissimo. Ecco qua che l'ho installato, ci mette lo sfleghino da parte per dirci che questo emulatore l'abbiamo installato, dopodiché salgo
e vado a mettere altri emulatori. Adesso, giusto per farvi vedere, vado a mettere quello MAME, che è quello che ovviamente poi interessa di più, perché sono i giochi quelli più belli arcade, li troviamo dentro a quelli MAME. Vado a mettere il 2003 Plus, va benissimo, e poi vi consiglio anche, che funziona davvero molto bene, il MAME 2010. Questi sono, diciamo, quelli che uso io principalmente. Vedete, si installano in maniera super veloce. Una volta fatto questo, usciamo, quindi avremo installato i nostri emulatori. Ma adesso dovremo andare a mettere le ROM all'interno di questi emulatori. Quindi prenderemo la nostra pen drive e andremo ad inserirla nel nostro computer per andare a inserire le ROM che avremo scaricato da internet. Quindi vado ad inserirla, vado a formattarla in FAT32, che sono, almeno sono sicuro che viene letta dalla Fire Stick. Dopodiché vado a creare le cartelle con all'interno le ROM che voglio utilizzare. Quindi la cartella MAME, creerò la cartella PlayStation e all'interno metterò le ROM appunto per quelle console. Se poi voglio fare una cartella Commodore, perché voglio mettere un emulatore Commodore, farò una cartella Commodore e via dicendo. Quindi creerò le cartelle in base appunto alla necessità che avrò degli emulatori che ho installato, e all'interno di queste cartelle metterò tutte le ROM. Quindi prenderò i file zip per quanto riguarda le ROM dei giochi MAME, mentre per quanto riguarda PlayStation prenderò i file il bin di ogni gioco e le inserirò all'interno della cartella PlayStation che ho creato. Dopodiché riprendo la mia pen drive, vado ad inserirla nel cavetto che vi ho fatto vedere all'inizio. Quindi avrò aumentato sia la memoria, perché posso mettere anche una pen drive da 16 giga, da 32 giga, quindi andrò ad aumentare la memoria, ma avete visto poi la praticità nel aumentare i giochi all'interno di questa chiavetta. Quindi non c'è bisogno di fare cose particolari, mentre se colleghiamo direttamente la Fire Stick, come vi ho detto, bisogna fare una cosa online per trasferire i giochi, quindi diventa un pochino più macchinoso. Quindi fatto questo, dovremo andare a giocare a questo punto. Quindi per farò giocare dovremo andare a associare le nostre ROM agli emulatori. Quindi dovremo andare su importa contenuto. Io vi consiglio scansione manuale, così che possiamo dire noi quale emulatore usare con quella determinata cartella che contiene quelle ROM. Potremmo fare anche una scansione automatica, però io preferisco fare sempre quella manuale, poi uno fa un po' quello che vuole. Qua a questo punto vedete contenuto cartella, vado a selezionare storage. Dopodiché scegliamo la cartella, o meglio quello che è il dispositivo, in questo caso vedete 4A601107 è la chiavetta che io ho inserito nel cavetto collegato alla Fire Stick. Voi probabilmente avrete un altro numero in base al diciamo il codice che prende una volta che l'avete formattata. Mi raccomando, io vi consiglio formattare in FAT32. Quindi clicchiamo sopra, a questo punto vado a selezionare quelli MAME come gioco. Vedete che abbiamo la cartella MAME e PlayStation, che sono quelle che ho creato io, quindi vado a fare MAME, dopodiché vado a effettuare la scansione di questa directory. Quindi all'interno di questa cartella lui preleverà appunto i giochi MAME. Vado a selezionare il sistema di utilizzo, quindi andrò a selezionare MAME 2003 Plus, poi vado a selezionare core predefinito MAME 2003 Plus. A questo punto basterà scendere fino all'ultima voce, che è avvia scansione, inizierà a fare la scansione. Vedete, velocissima, perché i giochi MAME sono veramente piccoli di dimensioni, parliamo solo di qualche kilobyte. Adesso però voglio fare la scansione anche per quanto riguarda PlayStation, quindi torniamo all'inizio, andiamo a fare sempre storage, però selezioneremo PlayStation. Quindi andremo a fare effettua la scansione di questa directory, quindi adesso analizzerà la cartella PlayStation e non più quella MAME. Vado a selezionare Sony, ok. A questo punto scendo, vado a prendere Arcade, lo andrò a cambiare in Sony PlayStation, vedete, perché questi sono i tre emulatori che io ho installato, quindi adesso vado a prendere quello di Sony. A questo punto scendo nell'ultima voce e faccio avvia scansione. Ovviamente questo si fa solo la prima volta o quando aggiungiamo dei nuovi giochi. Se noi non aggiungiamo più nessun gioco, quindi avremo messo nella cartella tutti i giochi che vogliamo, una volta fatto questo si farà solo la prima volta, al primo avvio. Poi non è che tutte le volte c'è questa procedura da fare. Quindi vado a fare avvia scansione, perfetto. E abbiamo associato anche i giochi PlayStation. Quindi adesso dovremo uscire da questo menu.
e andare a vedere se tutto è pronto per essere utilizzato. Quindi andiamo nel menu laterale, vedete che abbiamo i due emulatori installati, MAME 2003 Plus e PlayStation, li abbiamo proprio nella di quello che è la parte sinistra dove abbiamo tutte le opzioni del menu. Quindi scendiamo, andiamo a fare MAME 2 Plus e vedete che qua a destra ho tutti i giochi MAME che avevo messo all'interno della mia cartella. Stessa cosa se vado su PlayStation, vedete ho tre Tekken, ma in realtà è uno solo, solo che i file bin erano tre, quindi lui li avrà visti tutti e tre in questo caso, ma basta far partire il primo e poi il gioco va. E un'altra cosa che volevo farvi vedere, cambiare l'interfaccia grafica di RetroArch e renderla molto molto simile a quella PlayStation. Quindi basterà andare in impostazioni, driver, selezionare driver del menu e andare a selezionare XMB. Quindi andremo a selezionare XMB, torniamo fuori dal menu, ok, andiamo a riavviare RetroArch, andiamo a fare esci da RetroArch, perfetto, quindi adesso andiamo a riaprire RetroArch e vedrete che l'interfaccia grafica adesso è quella PlayStation, cioè è molto più accattivante, poi non è obbligatorio cambiare, però avete visto come con due clic abbiamo reso l'interfaccia grafica uguale a quella PlayStation. Quindi adesso andando a scorrere il menu che non è più laterale ma è sopra proprio in stile PlayStation, ecco qua che abbiamo i due emulatori, quindi MAME 2003 con all'interno i giochi e quello Sony. Ovviamente quello MAME 2010 non si vede anche se l'abbiamo installato perché non gli abbiamo caricato nessuna ROM, però se io dovessi adesso andare a selezionare quello MAME 2010 e caricargli le ROM, vedrò qua anche quello MAME 2010 e così via tutti i vari emulatori che potremmo andare ad installare. Allora, una cosa che voglio farvi vedere è che ovviamente anche il controller muove il menu, perché fino adesso abbiamo fatto con il suo telecomando, però possiamo fare adesso direttamente anche tutto da qua, solo che ormai avevo in mano questo, ho usato questo, però avendo associato sin dall'inizio il controller possiamo fare tranquillamente tutto da qua, vedete. Allora proviamo a far partire un gioco MAME, quindi faccio partire uno dei miei giochi preferiti, cioè Bubble Bobble, andiamo a cliccare ancora avvia e facciamo partire il gioco, cioè ragazzi, fantastico, fantastico. Una volta fatto questo, ovviamente andando a cliccare con gli stick qua possiamo andare a configurare quello che sono i tasti di questo emulatore, perché ogni emulatore ha la sua configurazione all'interno, non è che se configuriamo un emulatore vale anche per l'altro, ogni emulatore ha le sue configurazioni che possiamo più o meno modificare. Poi mentre dentro RetroArch possiamo anche andare lì a modificare un sacco di impostazioni, poi nel menu non ve lo sto a spiegare ma avete visto c'è tantissimo, anche i tasti del controller all'interno di RetroArch. Quindi proviamo a giocare, vado a inserire i classici coin e vado a dare il via e il gioco parte, cioè fantastico. Io ho associato questo tasto al menu, quindi questo dà il select, mentre questo inserisce i coin. Però vedete che ragazzi è fantastica anche la fluidità, secondo me è ottima, non è la Fire Stick ce la fa benissimo a far girare questo emulatore con questi giochi, è fantastico. E tutto questo immaginatevelo nella Fire Stick mentre siete sul divano senza fare niente, accendete la vostra Fire Stick, selezionate con questo o con questo RetroArch, lo fate partire e wow, giocate, perché ovviamente tutta la procedura che avete visto fino adesso è solo per la primo avvio, poi tutto il resto ovviamente una volta che l'avete fatto è fatto. E adesso usciamo da questo emulatore, per uscire da questo emulatore cliccate il tasto quello di play e pausa e tornate nella schermata di RetroArch, perché uscire dagli emulatori è sempre complicato, soprattutto per il fatto che ogni emulatore ha il suo modo di uscire e tornare alla schermata appunto di avvio dell'emulatore, quindi è sempre molto complicato. Quindi senza troppe menate cliccate il tasto play pausa e tornate nella schermata di RetroArch. Quindi vado a fare chiudi contenuto e ho tranquillamente adesso i miei emulatori ancora disponibili. Qua abbiamo altri giochi, ovviamente non ve li sto a far vedere tutti, vi faccio vedere questo che magari a tanti potrebbe piacere, giusto per farvi capire che funziona davvero di tutto a livello di emulazione. Quindi faccio partire Galaga, vado a inserire i miei coin e vado a fare start e voilà, cioè ragazzi
È top per la praticità, anche perché la Fire Stick ce l'abbiamo quasi tutti, cioè chi non ha acquistato una Fire Stick veramente, poi ha un prezzo veramente super super accessibile, veramente per tutti. Quindi avete visto che anche Galaga funziona molto molto bene. Vado a cliccare il mio play, pausa, e torno nella schermata, vado a chiudere il contenuto e voilà. Adesso volevo farvi vedere invece quelli PlayStation, quindi vado su Tekken, vado a farlo partire, do l'avvio e voilà che parte anche Tekken. Quindi è davvero top, ragazzi, perché giocare anche ai giochi PlayStation, ovviamente qua abbiamo anche gli emulatori fino a PlayStation 2, però su una Fire Stick inizia a diventare qualcosa magari di ingestibile, perché comunque non è che la Fire Stick abbia dentro un hardware wow impressionante, perché comunque lei è un dispositivo per streaming video. Comunque funziona anche questo. Perfetto, vedete che siamo nel menu di gioco, vado a selezionare il personaggio e il gioco parte. Secondo me anche PlayStation viene emulato benissimo, perché comunque gli emulatori sono pesanti da far girare, ma vedete che la fluidità secondo me è davvero davvero ottima, quindi il divertimento è tanta tanta roba davvero. Adesso usciamo però dal menu, e o meglio usciamo nel menu così c'è silenzio. Quindi ragazzi, questo era solo un video per farvi vedere come è semplice giocare, o meglio portare l'arcade retro gaming sulla vostra Fire Stick, quindi in maniera super semplice ci giocate, vi divertite, basta avere un controller Xbox, PlayStation o un controller Bluetooth di quelli da 15-20 euro che è possibile acquistare su Amazon. Il divertimento è tantissimo, e poi la Fire Stick è bella perché la portate ovunque, talmente piccola, compatta e pratica che la potete portare anche in vacanza, quando andate in vacanza in albergo la inserite nella presa HDMI del televisore, o ovunque voi andiate è davvero semplice portarla e vi potete spassare via magari quando c'è maltempo, quindi è davvero pratica e comoda. E poi anche in casa è tanta roba, perché comunque la Fire Stick è già installata, quindi basta accenderla, entrare in RetroArch e iniziate a giocare in maniera super divertente. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato questo tutorial su come utilizzare la Fire Stick e come ampliare la memoria della Fire Stick, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, spoiler di dove vado a far volare tutti i miei droni, quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.